Dal libro Tu sei leggenda di Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi per il punto d'incontro edizione. L'amore è l'essenza dell'universo. Citando ancora noi stessi, da sempre in tutte le tradizioni si parla dell'amore. Tutte le guide spirituali e ogni maestro in ogni tempo ci hanno parlato di questo. Probabilmente è uno dei termini più abusati dalla storia del genere umano. Essendo sinceri, potremmo ammettere che quando si parla di amore, magari in ambienti definiti spirituali, ecco che più di qualcuno arriccia il naso o prova un leggero senso di disagio per il termine melenso. Perché dire quindi che l'amore è l'essenza stessa dell'universo? Dai testi sacri alle moderne ricerche scientifiche ci viene detto che siamo tutti interconnessi, che la materia di cui siamo composti, in verità, guardata dal punto di vista delle sue particelle più piccole, è irrimediabilmente interconnessa. Non esiste davvero un confine preciso a livello atomico o subatomico tra l'ultimo atomo del mio dito e il primo dell'aria che lo circonda. Le moderne teorie sull'entanglement, la teoria della non località, il principio dell'universo olografico di Bohm, sono concetti familiari e conosciuti da molti. Per lo più, anche la maggior parte di noi accetta questi principi a livello intellettuale. Crediamo possano anche essere veri, ma ci sembrano distanti e poco pratici, non trovando grande riscontro nella nostra realtà quotidiana. Il concetto che tutto è interconnesso può risultare consolatorio, ma non cambia il fatto che viviamo la netta percezione di essere divisi gli uni dagli altri. Che se tocco un muro lo sento solido ed esterno a me e difficilmente ci passerò attraverso. Alla luce dei fatti, pur sembrando questi concetti belli e affascinanti, non ci eviteranno di alzarci la mattina, di svolgere le nostre attività, di pagare tasse, mutui, affitti e in definitiva di vivere esattamente come prima di conoscerli. Tutto questo è vero, ma è vero e indiscutibile anche che a un livello profondo della materia che ci compone e compone tutto ciò che esiste e che noi sperimentiamo, queste regole sono reali. Anche se al nostro livello di percezione della realtà ciò ci sembra irrilevante, resta il fatto che l'interconnessione tra le parti è una legge dell'universo. La profonda connessione tra le sue parti è l'essenza stessa dell'universo. Questa coscienza dell'unità noi la percepiamo quando ci sentiamo innamorati, o meglio, quando sperimentiamo il sentimento dell'amore. Quando amiamo qualcuno o qualcosa, ecco che ci sentiamo in unità con l'oggetto del nostro amore. Può essere una persona, un animale, oppure qualcosa che amiamo fare. Quando ci sentiamo la persona giusta, a fare la cosa giusta, al momento giusto, e il tempo sembra non esistere più. L'amore è un'informazione specifica, l'informazione dell'unità. L'amore non è una relazione, ma la gioia della connessione e riguarda tutte le nostre relazioni. Quando ci sentiamo dentro questa informazione specifica, noi ci sentiamo a casa. Siamo letteralmente programmati per sentirci in questo modo. Infatti, il nostro cervello funziona al meglio. Produciamo più endorfine, mandiamo un messaggio preciso alle cellule del nostro corpo per farle funzionare al massimo delle loro capacità. Quindi amare, essere consapevoli e sperimentare il senso profondo di unità con gli altri e con la vita non è soltanto un atteggiamento etico, spirituale o romantico, ma è un atteggiamento pratico, logico e furbo da assumere nel nostro quotidiano. Ecco perché l'amore è l'essenza dell'universo. L'amore è un'informazione specifica. La coscienza che tutto è uno, la coscienza dell'unità e l'unità è la realtà profonda dell'universo. L'amore non è una relazione, l'amore è relazionarsi con la coscienza dell'unità in tutte le nostre relazioni. E ancora, gli hawaiani mettono assieme benissimo questi concetti nella parola forse più conosciuta della loro lingua, aloha. Tra i suoi vari significati, oltre che essere la forma di saluto tradizionale, c'è anche quella che a nostro parere può considerarsi la definizione più bella, semplice e immediata di amore, ossia che amare è essere felici assieme a qualcuno o a qualcosa. Quindi ogni qualvolta ci sentiamo felici con qualcuno o con qualcosa, una persona, un animale, un'esperienza, lì c'è l'amore. Amore è essere felici assieme, condividere con gioia il nostro respiro, la nostra energia vitale. Amore inteso come senso di unità, come la coscienza dell'unità. La felicità è la conseguenza di questo stato, l'effetto collaterale, l'indicazione che siamo sulla strada giusta nel nostro percorso. La comunicazione armoniosa è guarigione
E iniziare a portare attenzione alla vita significa instaurare con essa una relazione e cominciare a guarire dal senso di divisione attraverso l'esperienza dell'amore. Cominceremo così con l'assumerci la responsabilità di tutto ciò che ci ruota attorno, prendendo coscienza che siamo parte della vita, siamo la vita stessa, interpretata in infiniti modi. E porteremo attenzione ai nostri pensieri, alle nostre parole, alle nostre azioni, decidendo chi vogliamo essere. A questi concetti vogliamo aggiungere un'ulteriore bellissima definizione di amore, stavolta presente nel Kaniji Ai, tradotto appunto con la parola amore. Il centro del carattere è un cuore racchiuso da un respiro, mentre nella parte inferiore troviamo rappresentato il movimento aggraziato. Una delle più poetiche interpretazioni di questo ideogramma ci dice che l'amore è quella fonte di ispirazione che soffia la vita nel cuore, donando armonia al corpo. L'amore è quell'informazione che ci riconnette all'unità, che ci porta in uno stato armonico, nell'entusiasmo, che in greco vuol dire avere Dio dentro di sé. Ogni persona di ogni latitudine ed etnia, di ogni spazio e tempo, anelava, anela e anelerà sempre soltanto a due cose: manifestarsi pienamente, realizzare la propria leggenda personale per i taoisti, fiorire in bellezza per i totechi, e sentirsi amata, sentire, sperimentare l'amore. Tutti da sempre rincorrono queste due spinte esistenziali, ricercandole nei modi più svariati, quando dimenticano chi sono, attraverso la forza, il denaro, il successo, l'esibizione o facendo del male agli altri se non trovano un modo per ottenerle. Alle volte ci si avvicina, alle volte ci si allontana da esse, ma restano sempre il fulcro delle vite di ogni essere umano. Molte tradizioni dicono infine che siamo tutti qui in questo universo per amore. L'unico motivo per cui decidi di incarnarti, limitandoti in una forma fisica, è per sperimentare l'amore, la gioia di sentirti in connessione, ricordando chi sei e ricordandolo vicendevolmente a tutte le altre interpretazioni della vita. Una missione eroica, insomma, che se compresa può diventare un gioco meraviglioso. In una realtà che spesso ti appare dominata dalla paura, dal conflitto, dove tutto sembra portarti alla separazione, la tua razionalità, la tua realtà fisica, la tua esperienza sensoriale, ecco che l'amore è l'ala che Dio ha dato all'anima per salire fino a Lui, come disse Michelangelo Buonarroti. Passo tratto da Tu sei leggenda, di Rodolfo Carone e Francesca Tuzzi, per edizioni Punto d'incontro.